Siamo ritornati in diretta come anticipavamo nell'apertura stamattina. Oggi è anche la giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese, per cui abbiamo un altro collegamento stamattina. Siamo, ecco, lo vedo alle mie spalle sul maxi schermo, siamo in compagnia dell'imprenditore Luca Carbonelli, che ringrazio per essere qui con noi oggi. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a te, Tony, è un piacere, grazie per l'invito. Luca è titolare, insieme a suo fratello e sua sorella, di una piccola torrefazione artigianale che ormai non è neanche più tanto piccola, perché grazie al loro lavoro, alla loro passione e grazie anche alla corretta interpretazione delle trasformazioni tecnologiche e digitali che si sono sviluppate nel corso degli anni, la sua piccola azienda riesce a guardare al resto del mondo. Però prima di arrivare a questo punto, ecco, voglio ricordare insieme a Luca che il sistema economico del nostro paese, dell'Italia, si basa appunto in maniera particolare sulla rete di piccole e medie imprese, perché esse impiegano l'82% dei lavoratori in Italia, una media che è anche superiore a quella europea, e rappresentano ben il 92% delle imprese attive. Questi numeri fanno delle PMI, delle piccole e medie imprese, un tratto saliente dell'economia italiana e riflettono tradizioni e imprenditorialità diffuse nei nostri territori, tante volte legate a storie familiari come quella di Luca Carbonelli, che sono molto molto belle. Per cui, ecco, Luca, ti chiederei di raccontarci brevemente la tua storia d'impresa e perché appunto anche il tratto familiare è un punto di forza delle PMI italiane. Grazie della domanda, Tony. Allora, ovviamente la mia è una piccola impresa, come tu ben accennavi, nata nell'80 da mio padre, quindi abbiamo quasi, ecco, i 50 anni di attività in questo decennio. E nulla, le piccole e medie imprese sono ovviamente il motore della nostra economia da sempre. Come tu hai ben ricordato, i numeri fanno da sempre appunto da padrona del PIL del nostro paese. Ragion per cui la peculiarità dei prodotti, delle materie prime, dei territori ovviamente che ci regalano questi prodotti, soprattutto penso all'agroalimentare, e la maestria con cui si lavorano nelle aziende familiari, soprattutto per anche la volontà, ecco, di portare in rilievo il nome della famiglia, ha da sempre fatto un po' la differenza per quello che è come dire, il lavoro in Italia. Ricordiamo, ecco, i grandi nomi delle aziende. C'è un titolo di un capitolo di un libro a me caro che appunto titola che le grandi aziende italiane sono cognomi. Penso a Rana, Giovanni Rana, Armani, per quanto riguarda la moda. Insomma, dobbiamo fare in modo appunto che le aziende italiane, piccole e medie aziende italiane, riescano a crescere, nel senso che piccolo è bello, va benissimo, ma fino a un certo punto. Dobbiamo in questo momento storico noi essere bravi a far crescere le nostre aziende con l'aiuto del governo, con l'aiuto ecco, del PNRR, riuscire in qualche modo a dare maggiore disponibilità economica, a un'apertura al credito per le PMI in modo appunto da farle crescere. Assolutamente d'accordo con te, e a tal proposito la giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese è tra l'altro istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una festa anche piuttosto recente, perché l'istituzione risale al 6 aprile del 2017, va ad evidenziare tutto questo e si inserisce a pennello nell'Agenda 2030. Il programma d'azione per le persone, il pianeta e le prosperità. Ecco, questa ricorrenza che celebra il ruolo importante delle PMI ci fa pensare anche ad uno sviluppo sostenibile del tessuto industriale italiano. Quanto è importante lavorare, questo è un tema molto ricorrente in questi anni, ma evidentemente c'è una ragione. Quanto è importante lavorare in armonia con l'ambiente, Luca?
Più che importante, ormai è diventato fondamentale, nel senso che ormai ecco, gli effetti del riscaldamento climatico sono, come dire, sulla pelle di tutti, sia imprese ma soprattutto delle persone. Quindi ovviamente all'interno delle aziende lavorano le persone, per questo siamo ben consapevoli di quanto è importante adeguarci e adeguare i nostri impianti a quelle che sono, come dire, le nuove frontiere appunto delle emissioni. Da rivedere, ecco, noi dobbiamo essere messi in condizioni di effettuare le trasformazioni degli impianti, nel senso che per le piccole e medie imprese è sempre molto complicato adeguare appunto tutto quello che è il ciclo produttivo e le emissioni alle nuove direttive. Dobbiamo essere messi in condizioni di riuscire a farlo. Da parte nostra abbiamo fatto tutto quello che sinora era possibile, quindi ecco, una trasformazione digitale delle piccole e medie imprese in linea di massima c'è stata, certo. Dobbiamo ancora adeguarci maggiormente a tutto quello che è la digitalizzazione. Però ecco, è molto più, tra virgolette, semplice effettuare questo all'interno delle aziende piuttosto che appunto l'adeguamento degli impianti. Per quello abbiamo bisogno di una grossa mano da parte dello Stato, degli incentivi e dell'apertura al credito. Ecco, però a sostegno delle vostre imprese c'è anche e soprattutto la vostra creatività, il vostro impegno e la capacità di fare innovazione e l'esplosione, se vogliamo dirla così, anche richiamando quello che è stato un tuo libro pubblicato recentemente. Poi prego la regia di condividere la copertina del libro. L'esplosione del fenomeno digital ha fatto un po' da propulsore, soprattutto credo anche per le PMI. Ecco, a questo proposito, quali sono le carte che un bravo imprenditore deve sapersi giocare? Sì, deve portare ecco, a sostegno di quella creatività, di quella maestria, dell'artigianalità che porta in sé, radicata in casa, un po' ecco, quelle che sono le conoscenze e l'aggiornamento delle tecnologie. Quindi bisogna digitalizzare tutto quello che è il patrimonio di conoscenza, di sapienza, di artigianalità che abbiamo all'interno. Quindi fare questo farà la differenza da qui in avanti per le piccole e medie imprese. Noi ci siamo riusciti già da qualche anno, fortunatamente, soprattutto con un approccio al mondo dell'e-commerce, quindi trasformando il nostro commercio da una realtà locale ad una realtà glocale, come mi piace definire. Siamo partiti da un piccolo quartiere a nord di Napoli e siamo arrivati in tutto il mondo. Oggi il nostro caffè è esportato in Europa e nel mondo. Quindi tutto questo grazie appunto ad un approccio digitale al mercato. Lo possono fare tutti, lo abbiamo fatto noi quasi 15 anni fa e oggi ci sono tanti strumenti in più che possono permettere a tutte le aziende di qualsiasi dimensione di riuscire ad effettuare questo passaggio. Ecco, tu tutto questo lo hai condensato in un libro pubblicato qualche anno fa, ma la curiosità, ecco, l'ultima domanda che ti farei è che cosa ha detto tuo padre quando magari gli hai prospettato la possibilità di vendere il caffè su internet con l'e-commerce? Mio padre, ovviamente, come tutti noi in azienda, eravamo abbastanza scettici sulla possibilità di vendere il prodotto online, perché ovviamente il caffè viene maggiormente acquistato in home, ecco, diciamo così, all'interno delle mura di quartiere. Quando ci abbiamo provato, poi attraverso le piattaforme di e-commerce, abbiamo capito che tutti erano interessati innanzitutto all'artigianalità. E soprattutto da qualsiasi parte del mondo arrivavano ordini, quindi di lì in poi ci si è aperto un mondo che abbiamo iniziato a studiare. Quindi, a prescindere dalle reazioni di tutti e un po' di scetticismo, poi studiare e mettere in pratica quelle che sono le idee è la risposta migliore, ecco, anche contro chi è un po' più restio a provarci. Mio padre ha aperto alla possibilità di farlo e ovviamente lo abbiamo abbracciato, abbiamo sposato tutti insieme questo nuovo progetto. Ci siamo riusciti e fortunatamente è andata bene. Ed è sempre bello quando un papà o un genitore investe nelle idee dei figli, nel vostro caso
questo investimento di fiducia è stato vincente, la dimostrazione è che state proseguendo sui suoi passi e state lanciando attraverso anche il digital e l'e-commerce la vostra azienda, come dicevi tu, molto oltre i confini anche nazionali. Bene, Luca, io ti ringrazio tanto per averci restituito la tua testimonianza e, come dicevo, esperienza che hai condensato nel libro Falla Esplodere, che invitiamo il nostro pubblico più curioso a leggere, perché poi ecco, arriva l'estate, l'estate è una di quelle stagioni per eccellenza dove è bello aprire un libro, sfogliarlo, leggerlo magari sotto un ombrellone oppure al bosco o a casa quando appunto non abbiamo di meglio da fare. Grazie ancora Luca per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, grazie a voi e buon proseguimento.